È una sola operazione, ma sono due gli obiettivi della campagna Dona una coperta, partita a novembre 2011, che prevede la raccolta differenziata degli abiti dismessi. Da un lato si mettono a disposizione delle fasce sociali più deboli le coperte recuperate con i quasi 700 contenitori speciali posizionati in tutti i quartieri della città e dall'altro si garantisce una riduzione dei rifiuti indifferenziati ed anche un minor rischio di alimentare le discariche illegali delle ecomafie. Alla centrale operativa sociale di Via De Blasis sono già state consegnate le prime 600 coperte recuperate, oltre ad altre 1000 donate dai cittadini, nell'ambito del piano di interventi per l'emergenza freddo. Si pone l'obiettivo di attivare la risorsa più potente e attivabile in questa città, vale a dire il capitale umano, le persone. La solidarietà a volte può manifestarsi individualmente, a volte può essere suscitata in maniera organizzata come facciamo in questo caso. E dentro questo percorso stiamo suscitando forme stabili di organizzazione tra cittadini perché è possibile scambiare tempo con la banca del tempo, è possibile prevedere forme di auto-organizzazione per dare risposte sociali ai problemi e ai bisogni dei cittadini più deboli. I rifiuti tessili da soli rappresentano il 7% del totale e con la raccolta per il recupero ed il riuso, in poco più di un anno a Napoli sono state recuperate oltre 1.800 tonnellate di indumenti ed accessori. Un appello va fatto anche ai cittadini per il corretto uso dei contenitori, perché la SIA dovrebbe raccogliere solo i rifiuti e non anche l'inciviltà. È la nostra linea, il nostro faro, il nostro orizzonte. Noi dobbiamo fare la raccolta differenziata. Siamo concentrati nonostante le difficoltà, è la strada maestra. Crediamo molto poi nella realizzazione degli impianti di compostaggio. Quello che per noi è fondamentale è, nonostante la crisi, nonostante la continua, come dire, equilibrio precario, per la prima volta l'amministrazione, lo sforzo di tutta la giunta, del sindaco, di non interrompere il processo di differenziata. Siamo su un dato di dicembre provvisorio, perché stiamo raccogliendo tutti i dati, dal 27 al 30%. È un dato per noi enorme, perché non bisogna mai dimenticare da dove siamo partiti. Tutto quello che avete visto adesso fatto nella città di Napoli è stato fatto con risorse del Comune di Napoli. Sperando che il governo sblocchi finalmente quei fondi, che tutta la filiera istituzionale faccia la sua parte, noi ne siamo convinti perché c'è un bel gioco di squadra, questa città si avvia verso un porta a porta esteso e una differenziata convinta. La riduzione dei rifiuti è il primo tema su cui una moderna amministrazione e una politica ambientale seria deve puntare. Sono segnali molto importanti, perché la quantità di rifiuti che possiamo sottrarre alla discarica è la stragrande maggioranza dei rifiuti. Se mettiamo insieme plastica, carta, cartone, alluminio, vetro, ci rendiamo conto che resta ben poco. Noi dobbiamo insistere sulla raccolta differenziata e bisogna che i soldi e le risorse vengano destinate alla raccolta differenziata. Poi servono gli impianti per il trattamento dell'umido. Fatto questo, non abbiamo bisogno di altro. E nel giro di pochi giorni partiamo con il primo bando per realizzare nella città di Napoli un impianto per il compostaggio. Nel frattempo proviamo anche a trovare degli impianti già realizzati e stiamo trattando un impianto che verrebbe sottratto, confiscato alla camorra, per destinarlo nell'immediato all'utilizzo per l'umido.